Cosa dicono i satelliti, Victor? Per ora un dannato niente. Ho perso il segnale. Ehi, sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. Ok. Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sorprendere. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery. Vedo delle rovine laggiù. Aspetta, vado a controllare. Allora, Victor, viaggi ancora molto ultimamente? Ci provo. Preferisco trovare lavori lontano dal computer. Ne parlavo con Nathan. Il nostro settore si sta spostando sempre più su internet. Ora ci sono diversi modi per disfarsi il network. Sì, certo, ma preferisco parlare ai clienti di persona, guardandoli negli occhi. E non puoi farlo chattando con un tizio sconosciuto che si fa chiamare Super Antiquario 37. Ah, niente di interessante. Allora? Ah, niente di che. Forza, in marcia. Con la nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Zero. È inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un vulcano. Oltre a dove noleggiare la jeep più economica. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapientone. Lo definirei pericolare. Ah, incoraggiante. Dai, dai, piccola. Forza, andiamo, andiamo, andiamo. Andata. Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, solo non corre. Resta al centro. Si fa presto a parlare quando guidano gli altri. Andrà bene. No! Tranquilli, va tutto bene. Santo cielo. Sai chi li ha costruiti? È un segnavia. Teniamo gli occhi aperti. Sempre più in alto. Avanti così. Merda, merda, merda! La mia povera schiena. Tracce di pneumatici. Qualcuno è passato da qui. Ehi, Victor, di che parlavi con il tizio dell'autonoleggio? Tuo fratello voleva un fuoristrada con Berricello. Hai tirato fuori i soldi per il Berricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. È importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Scommetto che in questo dannato viaggio non ci servirà nemmeno una volta. D'accordo, reggetevi. Buono! Ma
Facci piano, ragazzo. Sì. Quindi, Nathan, tu pensi che Avery, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a questo? Chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso? Già. Magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ha chiaramente un debole per il nascondimento. Controlliamo la torre. Ho grandi progetti per questo verricello. Messa bene, se consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Ora dovrebbe funzionare. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condant, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. Più ripida di quanto sembri. Tutti pronti? Dai, prova. Si parte. Piano. Piano. Visto, Sully? Verricello, valeva la pena. È solo una collina. Non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no, ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Fatevi gli occhi, signori. Wow. Spettacolare. Provate a immaginare. Siete pirati di successo, giunti fino a qui per sfuggire all'oppressione del governo. Oh, poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in pace. No, no. Volevano vivere come uomini liberi. Se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, questa mi sembra un'ottima scelta. Ma quanto diavolo è lontano questo vulcano? Abbi pazienza, Victor. Pensa come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti dall'Inghilterra, hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. E ce l'hanno fatta usando carta, mappe e guardando solo le stelle. Ehi! Stai parlando con uno che è stato in marina. Voglio dire che per noi è stato facile. Beh, a me sembra comunque troppo lontano. Torno subito. Ok, ma non tornare dopo il coprifuoco. Tutto ok. Quanto diavolo è lontano questo vulcano? Abbi pazienza, Victor. Pensa come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti dall'Inghilterra, hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. E ce l'hanno fatta usando carta, mappe e guardando solo le stelle. Ehi, stai parlando con uno che è stato in marina. Devo dire che per noi è stato facile. Beh, a me sembra comunque troppo lontano. A dare un'occhiata. Vedi qualcosa?
Andiamo. Addio a quel cumulo di pietre. Tecnicamente si chiama Cairn. Sì, ma non mi piace quella parola. Ha qualcosa di sinistro. No, è più forte. Ah, dà un'occhiata a quello. Oh, merda, ferma, ferma! Li vedo. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadin? Già. Figli di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Beh, merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me. Sembrano finiti. Maledizione.
Rafe e Nadine devono aver portato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi. Guarda, un altro sigillo. Ah, Adam Baldridge. A Kings Bay comandava lui. Mercante, schiavista, una canaglia a tutto tondo. Sei preparato? Già, la biblioteca del carcere. Questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. E ora come ne usciamo? Forza, forza! Ancora il verricello, Sally. Comodo, vero? Non ero contrario al verricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. Piano. Sally, quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Pensavo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no? Se le diamo una fetta maggiore di Rafe? No, lei non lavora così, è una di quei mercenari che pretendono il pagamento anticipato. Guardate, Shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Pensavo la stessa cosa, e se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona, se lo avessero trovato avrebbero interrotto le ricerche. Sì, sì, hai ragione. Ehi, Sam. Posso chiederti come trascorrevi il tempo? Ehi, quello è un pozzo? Sarà un buco nell'acqua. Capito? Sapete, è un pozzo. Sally, ti ruba le battute. L'ho notato, ma apprezzo il tuo... Cosa abbiamo qui? Trovato niente laggiù? Forse. Fammi un favore, guideresti? Ehi, Sally, vai in retromarcia. Ok, dammi un secondo. No.
Allora, che abbiamo qui? Quindi? Niente di che, te lo mostrerò in albergo. Sally, a che punto eri? Ah, sì, allora posso chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Leggevo più che altro. C'era una guardia. Infatti, davvero. Mi portava dei libri dalla biblioteca. Quali libri? Di storia. Qualunque cosa riguardasse Avery e gli altri pirati. Sai, a caso fossi uscito. Giusto. Avete visto il fumo? La shoreline, piano. Va bene. Dovremmo farlo esplodere noi. E se trovassimo un tesoro, ne dovremmo tenere una piccola parte per il video. Non pensarci neanche. Non voglio che Nadine mi impicchi per colpa tua. Beh, laggiù c'è sicuramente qualcuno. Sono lo specchio. Ok. Accorgerebbero Nadine e gli altri. Sì, io. Ma stanco, finisci. D'accordo. Penso siano finiti.
Victor, che mi dicevi? Giusto, giusto. Libri a parte, facevo flessioni, fumavo, cercavo di tenermi fuori dalle risse tra bande rivali. E riflettevo parecchio. Niente. Sam, se eri amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera al tuo fermo posta. Mai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Mi hanno pestato davvero per bene. E non ho mai più visto la guardia. Cazzo. Ma mi sono rifatto quando il direttore si uccella. Ma non è andata bene. Sai, ora che ci penso... Wow! La Shoreline ha trovato qualcosa. Rallenta. Certo. Un momento. Cos'è stato? Aspetta. Uomo a terra, uomo a terra! Non siamo soli! Perlustriamo l'area. Credo siano finiti. Un'occhiata dentro.
Bene, di cosa stavamo parlando? Ah, sì, allora ho fatto qualche affare con Alcazar decine di anni fa. Ah, sì? E sei ancora vivo? Beh, all'epoca non era un pezzo grosso. Stava ancora scalando le gerarchie criminali. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate dal Giappone. Era un appassionato dell'epoca Shogun. Alcazar fece da intermediario. Che tipo era? Cordiale a parole ma deciso, come se fosse pronto a esplodere alla minima provocazione. Beh, non è cambiato molto allora. Presi i soldi e tagliai la corda. Allora, tirate in treno. Oddio, sentiamo. E ha un volante incastrato in pantaloni. Ok. Il barista gli chiede: ehi, che ti ha ficcato lì quel volante? E il pirata risponde: non lo so, ma mi sta facendo girare le palle. A me fa morire. Non costringermi a farti scendere. Scusate, stiamo attraversando una leggera turbolenza. Buca, scusate. Posso riaprire gli occhi. Guardate qui. Chissà se è artificiale o naturale. Entrambe le cose, direi. Guardate, ragazzi. Che cos'è? Forte. Accidenti, da lassù puoi vedere quasi tutta Kings Bay. Già, guarda, là c'è la città. E la valle del fiume.
Ragazzi, vedo un'altra torre dopo la collina. Uomini della shoreline? Non saprei. Allora? Come stai? Sono ancora vivo. Grazie per essere venuto con noi. E anche per aver contrattato con il tizio dell'autonoleggio. Figurati, dannazione. Non posso negare di essermi divertito come un pazzo. Quanto pare siamo arrivati per primi. Diamo un'occhiata in giro e ripartiamo. Che ne dici del ponte levatoio, Nathan? È un po' fuori luogo. Ma se costruisci un ponte levatoio, significa che protegge qualcosa. Per esempio, un tesoro che... Forse. Attento, ragazzo! Nathan, le scale sono rotte. La manovella del ponte è irraggiungibile. D'accordo, do un'occhiata quassù. Ragazzi, appena oltre il ponte c'è una torre enorme. Più grande delle altre. Sam, consegna speciale! Ragazzo, stai bene? Tutto ok. Tutto bene? Sì. Ce la fai? Mm-hmm. Ok, attento. Avvicino l'auto. Non scomodatevi, Ci penso io. Sì, beh, la manovella è una sola. Sai com'è? Stai andando bene, ragazzi. Fermo, fermo, shoreline in arrivo. Ehi, non scomodatevi. Questi fiori iniziano a darmi sui nervi. L'auto non legge. Sono loro. Schieratevi a griglia, troviamoli. Nessun colpo d'avvertimento. Uccideteli a vista. Uccidete, forza! Vi prometto una morte rapida. Occhi aperti. Qui è pieno di possibili nascondigli.
me lo so. Sono proprio a questo! Prova a scappare! Bel tentativo, stronzo! Viene verso di te! Trovate quello stronzo! Passiamo questo ponte. Ok, riproviamo. Yeah.
una grossa torre sul vulcano. Nostra avventura sta per finire. Non per essere pignolo, ma con tutti i soldi che Avery ha speso per le torri, poteva mettere una ringhiera. Darò un'occhiata. Dimmi, quanto devi ad Alcazar? La metà. La metà di cosa? Beh, ho parlato solo del colpo alla gamba. Che vale 400 milioni. Esatto, ma se la teoria di Nathan è corretta, allora sono in pace. Avresti dovuto parlargli di 200.000 dollari. Mai direi che so il reale valore dell'obiettivo. A dire il vero non pensavo. Siamo pronti. Si va! Niente panico! Niente panico! Io non sono calmo per niente! La cura sta per cedere! Nei! Ti ho preso! Reggiti, ragazzo! Ti tengo! Forza, forza! Stai bene? Sono stato meglio! Tiraci fuori, ragazzo! Reggetevi! Ave Maria, piena di grazia il Signore. Tu sei benedetta. Piano, su piano. È divertente, no? Sì, bene, parlerò con il mio strizzacervelli. Perché hai uno strizzacervelli? No, dopo questa mi servirà. Andiamo, non fatene una tragedia. Avevo tutto sotto controllo. Bene, aggrappatevi. Ah, per una volta è andata nel modo giusto. Sì, sono quasi deluso. Beh, quasi. Ora, troviamo il modo di entrare. Andiamo a prenderci il tesoro. Qui non si passa. Sam, dammi una mano. Sì. Vediamo cosa abbiamo qui. Attento con quella roba, ragazzo. Ah, qua dietro sembra esserci qualcosa. Sam? Sì, diamoci dentro. Al diavolo, è murata. Attenzione! Ti avevo avvertito! Spiegatevi voi due! Abbiamo già perso! Ma aspetta! Andiamo!